Questa è la Compute Card di Intel, è un PC fatto e finito, ha le dimensioni più o meno di una carta di credito e solo un poco più spessa. Oggi voglio mostrarvi quello che potete fare realmente con questo piccolissimo concentrato, compattissimo direi, concentrato di tecnologia. Ma prima, se ancora non siete iscritti al mio canale, vi invito a farlo cliccando sull'apposito tastino e anche sulla piccola campanella da parte per attivare le notifiche. Qui dentro, come detto, c'è un intero computer, quindi scheda madre, processore, scheda grafica, hard disk, memoria RAM, scheda audio, insomma tutto quello che serve. Ovviamente non potrete collegarci direttamente le varie periferiche e il monitor, perché solo i connettori delle varie periferiche praticamente sono grosse come l'intera compute card. Quello di cui avrete bisogno è una docking station proprio come questa, che appunto è dotata delle varie connessioni. Potete collegare un monitor, in questo caso HDMI o DisplayPort, due port USB per mouse e tastiera qui d'alimentazione, il cavo Ethernet per la rete se non volete usare il Wi-Fi, e poi c'è anche un'altra porta USB nella parte anteriore appunto per collegarci qualcosa in più come una pendrive. La compute card chiaramente, come detto, si inserisce nella docking semplicemente inserendola in questa maniera. Per quanto riguarda la compute card, come qualsiasi altro PC, ci sono differenti configurazioni. In questo caso all'interno c'è un processore Core M3, un modello 7Y30, quindi significa un dual core con hyperthreading in grado di gestire fino a 4 thread contemporaneamente, ed è basato sull'architettura Intel di settima generazione, quindi significa Kaby Lake. Potete considerarlo come una versione a bassissimo consumo energetico della famiglia Core i3. Bassissimo consumo energetico significa chiaramente anche frequenze limitate e qualche altra piccola differenza. In poche parole, insomma, le prestazioni non saranno quelle di un corrispettivo processore Core i3, ma saranno un po' minori. Tuttavia sono prestazioni più che sufficienti per l'uso reale, e la stessa piattaforma presente qui dentro è già stata utilizzata per diversi prodotti, tra cui molte notebook. Probabilmente il più famoso, anche se è una variante di questo processore, è quello utilizzato per il MacBook da 12 pollici. HD Graphics 115 per quanto riguarda appunto la grafica integrata, e sto pensando a qualche video un po' particolare per valutare le prestazioni della grafica. Per quanto riguarda invece la memoria RAM, 4 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione 128 GB. Potrei, come detto, farvi vedere dei benchmark che in realtà ho già fatto, però credo che quei numeri dicono abbastanza poco, anche perché su una piattaforma di questo genere a così basso consumo energetico, quindi prestazioni in un certo qual senso contenute, i numeri dei benchmark stessi non sono particolarmente entusiasmanti, e il commento classico sarebbe: ah, ma delle prestazioni troppo basse. In realtà però voglio farvi vedere realmente quello che potete fare con le applicazioni reali nella vita quotidiana, perché ricordatevi che nonostante i benchmark riescano a dare una buona indicazione di quelli che sono i prodotti, sono sicuramente ottimi soprattutto per termini di confronto, però poi tra il benchmark e l'applicazione della vita reale c'è sempre una differenza. Quindi vediamo come se la cavi in realtà. Le immagini che comunque vi farò vedere adesso le ho riprese direttamente con la videocamera. Potevo registrare lo schermo del computer, però ho evitato per evitare di appesantire il sistema con la registrazione in background e quindi farvi vedere delle prestazioni che non sarebbero state reali. Iniziamo con l'avvio e l'apertura di Windows, quindi ora vediamo quanto tempo impiega l'accensione e il caricamento del sistema operativo. Come avete visto è abbastanza veloce, sicuramente i PC desktop dedicati saranno ancora più veloci, ma di certo non se la cava male. Ora vediamo l'apertura del browser, la navigazione in un sito web e l'apertura della posta elettronica, e in questo caso ho utilizzato Gmail come utilizza la maggior parte delle persone.
In questo caso notiamo come al caricamento ci sia un minimo di incertezza, ma dopo che la pagina è stata caricata e i vari servizi sono in memoria, l'interazione è fluida. Ora vediamo l'apertura di Word e l'inizio della scrittura. Per la suite Office ho usato una versione non modernissima, purtroppo non avevo una licenza al volo da attivare e disattivare, però fidatevi, non cambia molto anche tra le altre versioni. Ho poi usato anche un file già con diverse pagine scritte, quindi un pochettino più impegnativo. Vediamo come Word si apre in maniera immediata e l'interazione sia decisamente fluida. La differenza in questo caso rispetto a PC più potenti è difficile da trovare. Ora faccio lo stesso con Excel e anche qui apro un file con già un migliaio di righe. Anche in questo caso, come vedete, è tutto veloce e reattivo senza problemi. Un file più impegnativo, magari con tante formule, sicuramente ci metterà un po' di più, ma sicuramente l'interazione sarà ugualmente di buon livello. Ora è il momento di PowerPoint e anche in questo caso apro una presentazione con già diverse slide all'interno. La situazione è la medesima, quindi tutto bene e tutto veloce. È il momento di riprodurre un video a risoluzione 4K. Qui l'incertezza all'inizio è chiara e considerate che è anche un file MKV, quindi è possibile che con contenitori meno impegnativi sia anche un pochettino più veloce. In ogni caso, dopo alcuni secondi e con un po' di buffering, funziona bene. Ora faccio lo stesso però con un file Full HD e in questo caso si vede che l'avvio, anche l'interazione, è veloce e il caricamento è immediato. Bene, in conclusione è il momento di uno scenario un pochettino più impegnativo, quindi browser web, con posta elettronica, file Excel, YouTube con riproduzione di clip musicali e anche Facebook. Dopo un po' apro anche un file in 4K e vedo di utilizzare tutte queste applicazioni assieme passando dall'una all'altra. Insomma, come state vedendo, il sistema rimane comunque ben reattivo, si passa da un'applicazione all'altra senza particolari problemi e di certo non si può dire che sia lento o scattoso. Insomma, si riesce a lavorare in multitasking abbastanza bene. Bene ragazzi, quindi come avete visto, insomma, questo prodotto non è così male. Probabilmente guardando solamente i benchmark, la situazione che si poteva immaginare sarebbe stata sicuramente più negativa rispetto a quanto vi ho fatto vedere. Difatti siamo davanti a un prodotto con cui si può supportare bene quello che è il classico carico home office, quindi quello che solitamente si può fare in un ufficio o a casa. Navigazione web, posta elettronica, un po' di YouTube, se volete video scrittura, social network, insomma praticamente anche quello che immagino la maggior parte di voi faccia per tutto il tempo in cui magari non sta giocando. Ovviamente se usate il computer con dei software professionali molto impegnativi che quindi richiedono una produttività molto elevata e pesante, in quel caso la situazione sicuramente potrà essere differente. Magari sto pensando di fare qualche test più specifico, però vi dico già che in quell'altro caso la situazione sarà sicuramente, come detto, differente. Detto questo e fatto vedere come si comporta nel mondo reale, io mi chiedo, ma un prodotto di questo genere a cosa serve? Cioè chi dovrebbe acquistarlo? In quali campi si potrebbe applicare? Beh, la risposta è che ovviamente è la fantasia a dare una risposta. Immaginate ad esempio di essere una persona che va al lavoro, ha una docking station sulla sua scrivania, inserisce questa compute card e inizia a lavorare, poi alla sera prende, la toglie,
prima di uscire dall'ufficio, se le mette nel portafoglio, non ha un portatile, non ha borse da portarsi indietro e ce l'ha con sé. Poi magari se li serve ancora quando a casa ha un'altra doc, tac, e si porta con sé praticamente il suo computer. O magari nell'ambito professionale, dove un'azienda ha una catena produttiva con tanti computer sparsi per lo stabilimento di produzione e degli addetti ai lavori possono passare da una postazione all'altra semplicemente portandosi dietro questa compute card in cui ci sono tutti i propri software con già tutte le proprie login e password già preinstallate, e quindi insomma facilitare un po' l'interazione con le varie parti dell'azienda. O magari anche nell'ambito medico, della sanità, dove un medico non gira con tablet, notebook, ma con un prodotto che si infila nel taschino del camice. Insomma, di certo non è un prodotto per tutti, è un prodotto che va a rispondere a specifiche necessità, ma di certo il concetto è affascinante. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video. Voi avete altre curiosità su questa compute card? Magari come se la cava con i giochi? Dite che dovrei fare un video? Ma non lo so, magari ci penso. Comunque scrivetemi qui sotto nei commenti quelle che sono le vostre idee, le vostre opinioni. E vi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!